Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare dei manici utilizzando queste perline. Abbiamo le perline con i buchi grossi e le perline con i buchi piccoli. Avrete bisogno della catena, due moschettoni, il filo di alluminio, varie pinze, ci sarà anche pinza da taglio. Iniziamo. Prendiamo questo e prendiamo la catena. Andiamo a inserire qui nella prima maglia. Una maglia, la misura dipende da voi. Girate e cominciate a inserire le perline. Inserisco queste più piccole tre. Ho terminato di inserire le perline. Arrivato a questo punto, dovevo andare a tagliare o con le pinze a sganciare la maglia per poter inserire l'altro moschettone. Adesso abbiamo il nostro manico, prendiamo l'altro moschettone e andiamo ad inserire in questa maglia, e così abbiamo il nostro manico pronto. Quando dobbiamo utilizzarlo, dobbiamo soltanto aprire il moschettone, vi faccio vedere per esempio, e andare a agganciare qui, vedete, e poi agganciare l'altro dall'altro lato, così. Poi le misure dipende da voi. Se lo volete più lunghi, se volete più corto, diciamo così, così. Ok, adesso vedete qui c'è questo che ho realizzato adesso e questo che avevo realizzato precedentemente. Altro modo per preparare i manici per le nostre borse. Adesso andiamo a realizzare il secondo manico con delle perline piccole. Prendiamo il filo di alluminio, facciamo un'assola con la pinza, giriamo un po' per chiudere bene. Si può girare una volta, due, tre, a secondo i gusti. Tagliamo il filo di alluminio secondo la misura desiderata. Cominciamo ad infilare le perline. Si può utilizzare le perline multicolor, si può utilizzare quella argentata, secondo i gusti. Infiliamo le perline. Ho terminato di infilare le perline. A questo punto facciamo un altro assola alla fine giriamo. Possiamo anche utilizzare la mano per aiutarci a girarla meglio, perché il filo di alluminio è un po' morbido. Si può anche modellare come vogliamo. Chiudiamo bene la punta
Adesso il nostro manico è pronto. Si può applicare in questo modo, facendo il buco per farla passare. Si può applicare con il ponticello, si può applicare anche in questo modo laterale. Ne ho un altro che ho fatto anche con delle perline. Spero che il video vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tutorial. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!